Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, come avrete letto dal titolo, oggi è un video un po' particolare, nel senso non sarà un video haul, sarà un video dove voglio mostrarvi però tutte le mie scarpe estive Shein. Sapete che mi piace moltissimo acquistare da questo sito, mi trovo molto bene con l'abbigliamento. Negli ultimi mesi ho anche sperimentato un pochino con le calzature. Perché? Perché si trova tantissima scelta, così come per l'abbigliamento, anche per le scarpe hanno veramente tanta scelta, tanti stili tra cui appunto andare a selezionare. E il costo, insomma, rimane comunque in un costo insomma economico, quindi è per questo che ho voluto un po' rinnovare i miei sandali e le mie scarpe appunto estive, e ne ho collezionate diverse, ragazzi. Se non sbaglio sono arrivata all'incirca 11 paia solo di Shein. È vero che sono appassionata, nel senso mi piace avere diversi colori di scarpe, diversi modelli, diverse altezze di tacco, cose un po' più casual, cose un po' più carine, eleganti. Quindi diciamo che di mio, insomma, sono una propensa ad acquistare scarpe. A maggior ragione, ripeto, su Shein, dove comunque ho trovato tanta scelta, prezzi abbordabili, soprattutto applicando magari anche i codici sconto. Vi ricordo che io collaboro con l'azienda, se seguite i miei video haul di Shein, sapete che collaboro appunto con l'azienda ormai da diverso tempo, ma sono anche una fedelissima cliente. Infatti molto spesso mixo nei video haul sia acquisti miei che appunto quelli omaggiati dall'azienda. Per questo vi posso lasciare un codice sconto che è questo che trovate in sovraimpressione sotto nell'info box, che vi dà diritto al 15% su tutto, senza minimo di spesa. Quindi non ci guadagna assolutamente nulla, ragazze, se utilizzate questo codice, vi dà solo insomma appunto un 15% di sconto, che non è male, ecco, come da applicare. E se lo utilizzate, utilizzate il mio codice, insomma, fate vedere appunto che all'azienda che il codice viene utilizzato, e magari loro vogliono continuare questa bella collaborazione. Comunque, oggi voglio parlarvi delle scarpe. Per quale motivo? Perché, ragazze, io appunto in questi mesi ho sperimentato diversi acquisti, diversi modelli di scarpe da Shein, e devo dire che con tutti mi sono trovata molto bene. Ero un po' scettica quando ho cominciato ad acquistare da loro, soprattutto per alcuni tipi di sandali che adesso vado a mostrare. Avevo paura che fossero rigidi e quindi che mi facessero male, non so, dietro al tallone, creassero, non so, vesciche. Ero un po' scettica, onestamente. Mi sono voluta appunto buttare, complice sia i miei acquisti, ragazzi, perché queste scarpe che vedete sono fonte di acquisti, quindi pagati da me, e qualcosa magari che fa parte delle collaborazioni, le varie collaborazioni dei mesi che ho fatto appunto con l'azienda. Mi sono però ricreduta, ragazze, perché se partivo un po' scettica, ragazze, ora sono strainnamorata appunto delle scarpe di Shein, perché ho trovato anche una discreta qualità, nel senso che il tessuto non è rigido, è una similpelle, diciamo, quindi un tessuto comunque di plastica, ecco, sintetico, ma comunque morbido. Devo dire che mi sto trovando benissimo, e quindi volevo dedicare un video a questo argomento, anche per darvi delle indicazioni, dei suggerimenti, dei consigli per acquistare le scarpe. Quindi, come mi regolo io per acquistare scarpe su Shein? Allora, la prima cosa che dovete fare, ragazzi, è misurare la lunghezza del vostro piede. Io solitamente lo faccio appoggiando il mio piede senza scarpe, quindi scalzo, a terra, appoggiando il tallone al muro. Sotto il piede metto il metro, e misuro appunto la lunghezza in centimetri del mio piede. In base a quella misura che vi esce, appunto, quindi in base alla lunghezza del vostro piede, voi andate a orientarvi con le taglie. Come per l'abbigliamento, anche per le scarpe, Shein riporta le misure sotto ogni modello, ogni taglia. Quindi, ad esempio, voi scegliete il tipo di scarpa che vi interessa, che vi piace, andate a selezionare i numeri sotto, che possono essere 37, 38, 36, 40, insomma quello che avete. Andate a cliccare, per esempio, sul 38, vedete che lunghezza di piede vi dà il 38 e vedete se corrisponde alla vostra. Io personalmente di Shein prendo appunto un 38 e
perché misurando il mio piede quelli sono i centimetri. Però ragazzi, la cosa può variare da modello a modello, quindi se voi portate un 38 non orientatevi immediatamente sul 38, ma andate a leggervi ogni modello che vi interessa la lunghezza del piede appunto nella taglia corrispondente, perché io ad esempio di alcune cose magari prendo un 37,5, insomma può variare, quindi io vi consiglio non di prendervi e buttarvi sul vostro solito numero, ma di misurare la vostra lunghezza del piede e andare poi sotto nelle misure appunto delle taglie e confrontare la lunghezza del piede che loro riportano. Io faccio in questa maniera, quindi misurando il mio piede e riferendomi alla lunghezza del piede che loro riportano nelle varie taglie, mi sono sempre trovata molto bene e ho sempre azzeccato la taglia. Un'altra cosa che mi è stata chiesta, insomma, nel corso di questi mesi di collaborazione con Shein, o comunque insomma, noi abbiamo cominciato a parlare all'incirca da un annetto, un po' più di frequente appunto del brand Shein, perché? Perché io dopo, ve lo ripeto, dopo la gravidanza, soprattutto nell'allattamento, insomma, ho preso qualche chilo, quindi mi sono affidata molto a Shein perché riuscivo a trovare cose molto carine che mi esaltassero le mie nuove forme, e mi facessero sentire comunque a mio agio nell'acquistare vestiti nuovi anche in un corpo che non era, diciamo, il mio, nel senso che comunque ho qualche chilo in più, insomma, qualche centimetro in più, qualche curva in più, ecco così. E, in questi mesi, insomma, diverse persone mi hanno detto: ok, vorrei provare a prendere anch'io le scarpe, ma a parte, insomma, il discorso della lunghezza che vi ho spiegato come regolarvi, dice, certe volte mi trovo un po' in difficoltà perché trovo scritto sotto, appunto, nelle misure CN37 tra parentesi 38. Allora, ragazze, quelle là sono le misure praticamente cinesi. Se voi però seguite il consiglio che vi ho dato, appunto, di far riferimento non al numero, alla misura che voi leggete, ma alla lunghezza del piede che loro indicano, non c'è problema, perché se voi sapete che il vostro piede è lungo 23 centimetri e mezzo, voi in base alle lunghezze del piede che loro riportano sotto sapete scegliere quale taglia è meglio per voi. Quindi non vi importa se c'è scritto 25.000, 38 o 4, tanto a voi interessa la lunghezza appunto del piede, quindi quel tipo di misura. Quindi semplicemente la differenza è che alcune volte trovate scritto EUR 38, alcune volte trovate scritto CN37 tra parentesi 38. Sono il tipo di misura, se è una misurazione insomma europea o appunto cinese, ma ripeto, se voi vi affidate alla lunghezza del piede in centimetri, dopo aver misurato il vostro piede a casa, andate sul tranquillo. Passo adesso a mostrarvi tutti i vari modelli, ragazzi, cercherò di fare una cosa abbastanza veloce e ve li farò vedere indossati naturalmente. Nel mostrarveli, vi parlerò anche delle chiusure di Shein. Shein ha un tipo di, diciamo, l'accetto sì, appunto di cinturino, alcuni modelli classici, ok? Altri modelli hanno una chiusura un po' differente. Tante persone anche su Instagram mi hanno chiesto: ah, vedo quella cosa, mi trovo un po' in difficoltà, non so, insomma, poi se mi trovo comoda. Allora, partire dal presupposto che per me è una genialata di invenzione, ma adesso vi faccio vedere di che cosa parlo e soprattutto vi faccio vedere poi effettivamente come si chiude la scarpa con questa, diciamo, fibbia alternativa. Parto immediatamente con i vari modelli, partiamo dai modellini più semplici, nel senso sandaletti bassi da tutti i giorni, ciabattine, per poi andare a altri tipi di modelli. Vi ripeto, stiamo parlando di scarpe estive, ma non vedo l'ora, ragazze, di sperimentare anche scarpe più chiuse, stivaletti, insomma, qualcosa per la stagione più fredda. No, quando sarà il tempo, provvederò e vi farò sapere. Allora, ragazzi, il primo modello che vado a mostrarvi sono queste ciabattine qui in paglia. Queste devo ancora indossarle, sono di un ordine recentissimo. Mi piacciono moltissimo, ragazze. Allora, questo qui è sempre un 38, ragazze, ha la base così in paglia, un po' più, diciamo, rovilina, e poi queste davanti, cioè la fascia qui sopra, che è, come vedete, un po' più luminosa, ragazze. Sono molto 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 carine al piede, secondo me carinissime per i vostri outfit estivi, per andare in spiaggia, per uscire in città anche, ma io me lo immagino anche negli outfit proprio vacanzieri, ecco, quando uno magari va al mare, molto molto carine.
Vi lascio sotto nell'info box tutti i codici dei vari articoli che vado a mostrarvi. Sarà un lavoraccio, però cerco appunto di farlo per voi, così da darvi riferimento delle varie scarpe, sperando che siano insomma ancora disponibili. Un altro sandaletto, sempre preso da Shein, è questo qua. Ve ne mostro uno per praticità. È fatto in questa maniera, come vedete, è semplicissimo, piatto con i cinturini, diciamo, dorati, un po' smerlettato qui. E ad esempio qui troviamo la chiusura alternativa, ecco, che di cui vi volevo par appunto parlare. Come vedete qui, ok, è staccato, no? Quindi qua noi abbiamo la nostra classica fibbia come la conosciamo, quindi il cinturino come lo conosciamo. Normalmente inseriamo questo chiodino all'interno del buco, insomma, della misura che ci serve, e poi rinfiliamo la fibbia qui all'interno. Ma qui c'è un altro tipo di chiusura. Per quale motivo? Questa è comodissima, ragazze, perché voi dovete, per allacciare la scarpa, ora è un po' difficile così perché non si tiene tanto bene. Comunque, per allacciare il cinturino, voi fondamentalmente dovete andare con questo cappietto qua, questo gancetto, dovete andare oltre la fibbia, vedete, che già sarà regolata alla larghezza della vostra caviglia, insomma, come vi sta comodo. Quindi a voi basta semplicemente infilare qui, tirare, quindi andare appunto davanti la fibbia, e voi avete allacciato la scarpa senza che ogni volta dovete stare lì a tira fuori dal cinturino, metti la misura giusta, rinfila dentro. Questa secondo me è una genialata, ragazzi, è veramente comodissima, molto comoda, anche se avete, non so, tipo le unghie lunghe, ragazzi, è veramente pratica, pratica, veramente pratica. Non tutte hanno questa chiusura alternativa, però alcuni modelli ce l'hanno, quindi volevo farvelo vedere appunto come si fa. Molto molto carino anche questo sandaletto estivo. Un'altra novità, ragazzi, che però ho già cominciato ad utilizzare perché l'ho preso un po' così per sfizio, nel senso che mi incuriosivano vedendo l'immagine online, ma non sapevo se poi alla fine l'avrei sfruttata. Da quando ce l'ho, ragazzi, mi vorrei mettere solamente queste. Di che cosa sto parlando? Ma ragazzi, di un sandaletto semplicissimo, banalissimo, anche molto economico, fatto totalmente in corda. Quindi avete appunto, beh, la suola naturalmente in plastica, qui c'è l'appoggio con la corda, come vedete, e non so se riuscite a percepire, ma vedete che il dito un pochino affonda perché avete la suola tipo in memory foam, quindi è comodissimo al piede. E poi avete questa serie, tanto voi lo vedrete indossato, questa serie di diciamo asoline, dove passa appunto la corda, colorate, quindi per l'estate, outfit estivi, carinissimo, e poi appunto allacciate alla caviglia con questa cordicina. Molto molto belli, ragazzi, ve li straconsiglio perché sono comodissimi, versatili, con diversi colori, con diversi vestiti, con diversi look. Li metto anche con il pantaloncino e shorts, sopra una magliettina colorata, questi sotto, veramente carinissimi, e quindi ve li straconsiglio. Poi passiamo a un paio di sandaletti con un leggero tacco. Quindi, se voi non indossate sandali con tacchi stratosferici, ma volete avere comunque al piede una scarpetta un po' più carina, vi straconsiglio questo modellino qua. Questo, per esempio, come vedete, ha la chiusura classica, no? Il cinturino classico è veramente carinissimo. Io ce l'ho in due colorazioni: questa qui che è dorata con questa trama tipo pitonata, no? Molto molto carina. Quindi, se volete anche una scarpetta un po' più elegantina, ma non vi piace, non potete portarli, comunque non mi piace portare tacchi alti, questi qua hanno quel minimo di tacco, ma insomma veramente, cioè, comodissimo, insomma, non lo sentite al piede. L'altro modello, cioè lo stesso modello ma l'altro colore, ve ne mostro uno solo per praticità, è questo, in questo bellissimo punto di verde, ragazze. Stessa cosa, anche qua, ragazze, un numero 38, quindi avete la parte dietro appunto del tallone, diciamo, coperta, e questa, diciamo, questa fascetta qui sulle dita. Quello che volevo farvi vedere, ragazzi, è che, cioè, insomma, è proprio morbida. Cioè, anche questa parte qua, dove voi magari avete paura che soprattutto questa parte qui alta del cinturino possa sbattervi dietro e farvi la vescica, ragazzi, è veramente, come vedete, morbidissima, quindi favolosa. Mi muovo, ragazzi, perché già ho parlato tantissimo e ho tante cose da mostrarvi. Allora, altra scarpettina che utilizzo nel quotidiano, così come scarpa molto easy, scusate, è un po' sporchina, ma l'ho stra utilizzata, è questa zeppetta qua, no? Come vedete, ha una zeppa non molto
non tanto alta, quindi io la utilizzo veramente per tutti i giorni per avere un pochino di rialzo. Quindi se voi volete una scarpa bassa comoda per tutti i giorni, ma non usate quelle piatte, le pianelle, ok? Vi straconsiglio questo modello perché ha un minimo di rialzo, ma non lo sentite, insomma, sul piede, siete veramente comodissime. La suola è leggermente ammortizzata da questi cuscinetti, c'erano disponibili diversi colori, vi rimane fisso il colore questo qua del marrone, poi cambia la parte superiore. Io l'ho preso bianco perché in estate pensavo appunto, cioè, di sfruttarlo di più e ho fatto bene. Quindi questa qua è carinissima, questa zeppetta. Sempre rimanendo in tema, diciamo, bianco, ma con un modello un po' più carino, ecco, che io, ecco, non lo utilizzo tutti i giorni per uscire al parco con Niccolò per andare a fare la spesa, poi naturalmente dipende da quello che voi siete abituati ad indossare. Sono questi sandali qua, quindi sono dei sandaletti semplicissimi con un tacco leggermente più alto, molto carina la fascetta questa sulle dita perché è appunto così intrecciata, che è anche un motivo che va abbastanza di moda. Anche di questo ho preso un 38, ragazze, e molto molto carine al piede, sono estremamente morbide sia la fascia qui sia il cinturino, è proprio, cioè, al tatto sono proprio morbidi, quindi io per adesso non ho mai avuto problemi di vesciche, tagli, problemi insomma al piede. Un altro sandalo che vado a mostrarvi è un sandalo nero. Volevo appunto avere nella mia collezione di scarpe un sandalo nero appunto con un tacco che non fosse bassissimo ma neanche altissimo, perché ho un paio di sandali simili, diciamo, così in questo effetto un po' vellutino nero, ma con un tacco molto più alto rispetto a questo qua, volevo una via di mezzo. E quindi ho preso questo modello molto carino con questo intreccio qui sul davanti, veramente deliziosi. E anche qua, ragazze, è proprio tutto, cioè io cerco di farvi capire, lo so che potete intuirlo, non potete sentirlo, ecco, però per farvi capire la morbidezza appunto della struttura delle loro scarpe. Quindi con modelli di questo tipo io ho sempre paura, quando sono chiusi dietro, ho sempre paura che mi sbatta questo pezzo qui e mi tagli appunto la parte dietro della gamba, ma ragazzi, con un shin non avviene, ragazzi, non avviene. Poi io metto sempre degli stick protettivi, insomma, ad esempio uno della Compeed che prendo sempre su Amazon, ma per mio cruccio, perché se no sono veramente morbidissimi. L'ultimo sandalo che vado a mostrarvi è un sandaletto che ho comprato di recente, devo ancora indossarlo perché vorrò metterlo per una cerimonia. Ve ne mostro sempre uno per praticità, ed è il sandalo in questione, è questo. Quindi avevo bisogno di un sandalo color argento che avesse appunto un pochino di tacco, ma non un tacco stratosferico, perché comunque sto andando a pranzo a un bimbo di 1 anno e 3-4 mesi, avrà, insomma, quando ci sarà questo matrimonio. Mi serviva comunque una cosa che, ecco, mi desse un po' cioè avesse un po' di tacco, un leggero slancio, ma che fosse comunque comodo da tenere tutto il giorno e soprattutto con un bimbo che cammina e fa danni. Questo qua è il modello che ho preso. Anche qua abbastanza morbida la struttura, leggermente più rigida dell'altra che vi ho mostrato precedentemente nera. Come vedete, ha tutti questi glitter, queste due fasce che fasciano appunto bene il piede. Io per esempio ho un collo del piede abbastanza secco, quindi se non mi fascio bene tendo a scivolare verso avanti con il piede. Questa fascia che vedete è ammortizzata, ragazze, quindi c'è questo cuscinetto favolosa e appunto c'ho queste due fasce sempre color argento e la parte appunto glitterata, molto carine. Pensate che, ragazze, queste qua stavano forse intorno ai 22 euro, ma con il codice sconto che vi lascio sempre in sovraimpressione sotto nell'info box avrò pagate forse intorno ai 16-17 euro. Gli ultimi due modelli di scarpe che vado a mostrarvi sono secondo me molto carini da utilizzare anche in primavera ed autunno. E sto parlando di questa tipologia di scarpa qua, quindi è una scarpa chiusa sul davanti, aperta sul dietro. Queste sono delle scarpe a punta, questo bellissimo color ocra che, come potete immaginare e vedere dal mio retro, è un colore che mi piace molto, molto carine. Questo qua è sempre un numero 38 ed è veramente carinissimo, l'ho sfruttato veramente con molto molto piacere in primavera, non vedo l'ora di rimetterlo in autunno. Tendenzialmente in estate preferisco scarpe proprio tutte aperte, quindi che abbiano anche le dita scoperte.
è molto molto carina, anche se non so dove andare in ufficio, è veramente una scarpetta deliziosa. E l'ultima ragazza che è veramente una chicca, se non sbaglio è disponibile anche in color nero ed è veramente, io mi sono innamorata appena l'ho vista, io l'ho voluta prendere in color rosso e sto parlando di queste scarpine qua, quindi stesso modello del precedente, cambia un po' insomma la tipologia, questo ha questo bellissimo fiocco sopra. E adesso voglio cercare di farvi arrivare la morbidezza di questa ecopelle, di questo tessuto, ecco. Ok. È veramente, ragazze, morbidissimo. Al piede è un guanto e questi con questa forma un po' molto a punta che si stringono appunto le dita. Ho sempre paura che mi diano fastidio, appunto mi facciano qualche feritina o comunque costringano la scarpa in questo spazio così stretto. Invece, ragazze, sono veramente morbidissime. Un guanto addosso. E se non sbaglio, erano disponibili anche in nero e sono veramente carine. Quindi, anche se ad esempio voi, ecco, nel periodo primaverile estivo, volete una scarpettina tipo ballerina con un leggero tacchetto, che magari, ecco, soprattutto in ufficio, fate un lavoro magari, ecco, d'ufficio dove stare sistemato in una certa maniera, ma comunque volete essere comoda perché un motivo o per un altro, magari vi dovete muovere, alzare, camminare, queste qua, secondo me, sono una soluzione ottima. Ora, queste in rosso, ma sono disponibili anche in nero sicuramente. Quindi nulla, ragazze, queste sono state tutta la mia collezione di scarpe Shein. Spero di avervi aiutato con queste appunto indicazioni sulla scelta della misura, sulla questa chiusura alternativa appunto che è presente su alcuni tipi di cinturini Shein. Fatemi sapere qui sotto voi tra i commenti se avete mai ordinato scarpe Shein, come vi siete trovati, se avete ordinato scarpe chiuse, quindi scarpe in previsione dell'autunno-inverno. Io sono curiosissima di testarle, come vi siete trovati. E nulla, spero davvero di avervi tenuto un po' di compagnia, di esservi stata utile per mostrarvi dei modelli carini, a prezzi molto contenuti e appunto di avervi dato qualche indicazione. Anche voi volete acquistare questo paio di scarpe online, ma siete un po' titubanti. Ricordatevi sempre che con Shein è possibile fare il reso gratuito per ogni ordine. Quindi, se in caso siete curiose e volete provare, vi dico buttatevi al massimo, fate il reso senza problemi. Trovate su Instagram con il nick LittleSnake90 un reel dove vi ho fatto passo passo, diciamo, il tutorial per fare un reso Shein, altrimenti. In uno, diciamo, dei recenti video, negli ultimi video, trovate appunto, è un vlog, ma nel titolo c'è appunto come fare un reso Shein e c'è la spiegazione, quindi approfitto di un reso che devo fare io per registrare, ho registrato i vari passi per aiutarvi poi a farlo anche a voi qualora doveste averne necessità. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!